La SAPNA SPA, la società Sistema Ambiente della provincia di Napoli, ha elaborato l'aliquota della TARSU e della tariffa TIA relativa al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti per tutti i comuni del territorio. La determinazione dei costi non è avvenuta con l'adozione di un criterio generale, ma tenendo presente l'impegno dei singoli comuni nella raccolta differenziata. Secondo il decreto legge numero 195 del 30 dicembre 2009, che sanciva la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, gli enti provinciali devono provvedere alla creazione di società alle quali assegnare compiti e attività per il ciclo integrato dei rifiuti. Io vorrei ribadire una cosa, che non dobbiamo fare nessun allarmismo rispetto ai costi. È provvisorio tutto, in attesa chiaramente di uno studio di fattibilità e di un impegno che il prefetto Catenacci, insieme all'assessore all'ambiente, stiamo cercando di mettere in campo. E soprattutto credo che il problema dei rifiuti è un problema piuttosto rilevante, un problema, anzi, grazie soprattutto al governo Berlusconi, ma anche al lavoro che ha fatto Bertolaso, siamo arrivati a un buon punto, ma chiaramente la situazione ancora non è ancora definita. Io credo che anche anzi faccio un appello, e su questo posso dirlo, che già c'è stata tra noi il Comune una collaborazione in merito, insieme anche all'amministratore delegato della SIA, all'assessore Giacomelli, insieme al sindaco, e continueremo questa collaborazione e chiediamo alla SIA di collaborare insieme, perché il problema è piuttosto rilevante e piuttosto importante per il futuro soprattutto dei nostri cittadini campani. Non dobbiamo cercare di evitare di arrivare a quello che abbiamo subito in questi anni. Non sarà un lavoro semplice, ma certamente cercheremo di metterci a tutto per cercare di mettere in campo un forte cambiamento soprattutto sulla differenziata. E saranno premiati soprattutto i comuni che sono stati virtuosi, e noi andiamo a mettere in campo anche una strategia per cercare di portare anche altri comuni su livelli di standard, migliorando chiaramente quello che loro hanno fatto in questi anni. Stamattina noi andremo a presentare quello che è stato lo studio che ci ha portato alla definizione di queste tariffe che tengo a precisare sono provvisorie. Tant'è che la comunicazione che noi abbiamo inviato ai comuni nella comunicazione abbiamo tenuto a precisare proprio che la tariffa è provvisoria. Deve essere quindi valutata a fine anno, quindi a consuntivo, anche perché noi non sappiamo oggi quanto è la quantità reale di rifiuto indifferenziato che sarà prodotto dalle singole comunità. Ma quello che è importante, noi abbiamo potuto fare queste valutazioni tenendo presente quelli che erano i dati di raccolta differenziata comunicati dai comuni ai vari enti, quindi sono dei dati comunicati dai singoli comuni agli enti che oggi sono in fase di validazione.